complimenti intanto per la partita, perché per organizzazione, io ho detto in telecronaca, nella tre quarti campo del Pescara, quando avevate la palla voi, è una squadra, la miglior squadra vista. Per 60 minuti avete fatto anche meglio del Pescara, poi per occasioni forse il pari era più giusto. Sì, no, abbiamo creato 3-4 palle, il primo tempo, dove è stato bravo il loro portiere. E poi chiaramente c'è stata sul 2-1, dopo l'1-1, cioè il 2-1, dopo il gol del Pescara, gli ultimi quarto d'ora, dove il Pescara insomma attaccava con tutti gli elementi, e lì abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi, perché sapevamo insomma che dovevamo venire a Pescara anche a soffrire. Però ripeto, anche oggi la squadra ha fatto una prestazione importante, una prestazione di spessore, con questa mentalità che ormai ci contraddistingue dall'inizio del campionato, e ragioniamo partita dopo partita. Soprattutto con un Gigi Scotto che, mi permetto di dire, è l'uomo ovunque del suo reparto offensivo, fa il trequartista, fa l'esterno, fa la punta, fa tutto. Oggi ha fatto una grande partita, sì, come anche i compagni, sinceramente. Soprattutto chi è entrato dopo ha dimostrato ancora che abbiamo una rosa importante come qualità, perché dopo 15 minuti, 18 minuti è uscito anche Zecca. Però anche questa è la forza di questa squadra, insomma, che abbiamo 23 giocatori, 24 giocatori che si comportano e danno la forza e alzano sempre l'asticella anche in allenamento, perché sono competitivi, e quindi chi gioca è perché merita di giocare, perché c'è gente dietro che spinge. Ti chiedo un'ultima cosa: in conferenza stampa non ci è sfuggita una sua dichiarazione, non dico polemica, ma comunque si è tolto un sassolino nei confronti del tecnico della Lucchese? Dopo le dichiarazioni è una frase che sento un po' nell'ambiente, quindi era un po' in generale, però per noi va bene così. Oggi andate l'assalto definitivo alla vetta della classifica, nel senso, oggi dite a tutti la Torres vuole vincere il campionato? No, la forza nostra, ripeto, è quella di ragionare settimana dopo settimana, quindi se cominciamo a pensare che siamo bravi, che dobbiamo vincere il campionato, forse non facciamo più queste prestazioni, quindi andiamo avanti così. Grazie e complimenti.